Ed è questa un'occasione per riflettere sulla dottrina sociale della Chiesa, perché a me è stato affidato il tema la politica nella dottrina sociale della Chiesa. Se io mi fossi avventurato per questa strada avrei dovuto scrivere un libro. Invece mi sono limitato a fissare la mia attenzione su un aspetto particolare della dottrina sociale della Chiesa. Forse quando si programmava questo convegno di studio si era ancora un po' lontani dal sessantesimo, cioè che avviene quest'anno, della Pacem in Terra. Forse mi sarei poi spinto più che a affrontare questo tema, la politica al servizio del bene comune, a commentare la Pacem in Terra, che è di una attualità enorme per l'oggi, per la crisi della democrazia. E anche per la risemantizzazione dei concetti fondamentali della democrazia, lo Stato di diritto, Stato sociale, Stato democratico, Stato laico, pluralista, quella figura di Stato che è stata, come dire, assunta nella Pacem in Terris e che però è stata reimpostata, rimaneggiata sulla base di un personalismo comunitario aperto alla trascendenza che sta alla base della Pacem in Terris. Ad ogni buon conto, su questo ci sono degli scritti e già si sta scrivendo in occasione del sessantesimo anno della Pacem in Terris. Dunque io mi fermo su questo aspetto, quello della politica al servizio del bene comune, toccando alcune cose che sono state scritte, pronunciate da Papa Francesco. E in particolare mi riferisco al messaggio per la celebrazione della 52esima giornata mondiale della pace 2019 e all'enciclica Fratelli Tutti. In particolare mi muovo da questo titolo, un retto agire politico e ciò che lo distrugge. Credo che di retto agire politico ne abbiamo un estremo bisogno e abbiamo sotto gli occhi tanti elementi che concorrono a distruggere il retto agire politico, anzi addirittura tanti elementi che addirittura ci fanno dimenticare che cos'è la politica, nel senso della dottrina sociale della Chiesa. Ci fanno dimenticare che cos'è l'autorità, perché viene prevalentemente intesa come un potere. In realtà l'autorità, come definisce la stessa Pacem in Terris che ho appena citato, è la facoltà di comandare secondo ragione, non secondo un arbitrio, una volontà di potere e così via. Insomma, noi siamo di fronte davvero a ciò che destruttura il retto agire politico ed è allora su questo che io desidero fermarmi solo per quel tempo che mi è stato affidato. Tu, quando arrivo a 25 minuti, fammi interrompere. La buona politica, parliamo di buona politica o la migliore politica, anche se tra le due espressioni c'è qualche differenza, la buona politica a me pare più astratta, mentre la migliore politica sarebbe quella politica che viene pensata e elaborata con riferimento alla concretezza storica, con riferimento alla possibilità di realizzare la buona politica. La buona politica al servizio del bene comune è l'impegno di realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell'umanità, il bene comune, che noi sappiamo, come è stato definito dalla Gaudium et Spes, è l'insieme delle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani, nelle famiglie, nelle associazioni, il conseguimento più pieno e più rapido della loro perfezione umana. E voi sapete che questa definizione non è una definizione sostanziale del bene comune. La definizione sostanziale è quella della vita retta della moltitudine, che è più vicina a quello che dice San Tommaso.
qui appunto però tenendo conto delle situazioni e anche di un'impostazione liberale, però non liberista, ecco, si intende definire il bene comune in questa maniera, che non è lontana dalla definizione del bene comune in senso sostanziale, inteso cioè come vita retta della moltitudine. In effetti le condizioni sociali, che sono politiche, economiche, religiose, giuridiche e così via, devono essere attuate con riferimento al bene umano, con riferimento alla perfezione umana. Ora, questo fatto, che deve essere l'insieme delle condizioni, strutturato e perseguito come realtà che ha riferimento alla perfezione umana, dice che c'è sullo sfondo della definizione della Gaudium Spes il riferimento a un bene comune definito come vita retta. Sarebbe un po' lungo, lo trovate alla fine dell'articolo, io non aggiungerò alla fine di questo articolo, dove si parla per l'appunto bene comune come vita retta della moltitudine. Se si vuole veramente il bene comune dell'umanità, è fondamentale che si viva una buona politica, intesa come un'azione comunitaria, abbiamo già detto, di servizio al bene di tutti, tutti, cittadini e rappresentanti, non solo rappresentanti, ma tutti, anche i cittadini, sono chiamati a realizzare questo grande bene, non in ordine sparso, cioè in maniera confusionaria, senza raccordarsi, senza mettersi in rete, bensì collaborando insieme. E anche oggi questa è una esigenza morale attuale, ma il problema è che c'è una grande difficoltà, perché domina la cultura individualistica libertaria, una grande difficoltà a mettersi in rete, a collaborare, a lavorare insieme. Comunque tutti i cittadini sono chiamati a realizzare questo grande bene, il bene di tutti, il bene comune, non in ordine sparso. E mentre i cattolici sono ancora convinti di questo, che possono stare in diaspora tranquillamente, quindi in ordine sparso, e così realizzano meglio il bene comune. E questa è una delle scemenze che coltiviamo noi nel nostro mondo cattolico, perché è prevalsa l'idea della diaspora. E noi riusciamo a incidere meglio sulla realtà sociale, sulla politica, stando dispersi. E così, mentre la democrazia, noi lo sappiamo, prevede che ci sia questa regola procedurale, cioè la maggioranza. Cioè, perché certe leggi riescono realmente a incidere nella realizzazione del bene comune, bisogna che si abbia una maggioranza. Ma come si fa ad avere una maggioranza se si è dispersi da tutte le parti? Io capisco che il discorso del lievito è un discorso evangelico e suggestivo, ma non è adatto a una vita democratica. E nella vita democratica valgono alcune regole, tra le quali appunto la regola della maggioranza. E se tu non riesci a realizzare una maggioranza assieme ad altri uomini di buona volontà e così via, tu non riesci a incidere. O incidi pochissimo. Tutti i cittadini rappresentanti sono chiamati a realizzare questo grande bene, non in ordine sparso, bensì collaborando insieme. E questo come? Tramite il dialogo pubblico. Ma è impossibile il dialogo pubblico? No, è possibile il dialogo pubblico, perché tutti, credenti o non credenti, hanno la capacità di ricercare il vero e il bene. Ed è su questa fondamentale capacità che si può, percorrendo questa strada, si può avere un dialogo con gli altri, anche quelli che la pensano in maniera opposta a noi. Già la Pacem in Terris diceva che noi dobbiamo cercare l'unità sulle cose necessarie, sulle buone pratiche, e il resto evidentemente non è detto che noi siamo obbligati ad accettare quello che vogliono gli altri.
Affinché la politica sia buona, dice Papa Francesco, i cittadini e i loro rappresentanti debbono essere educati a servire il bene comune, per stare insieme, per appunto non essere in diaspora. I cittadini devono essere educati. Per realizzare una certa visione del bene comune, secondo la dottrina sociale della Chiesa, ci vuole un grande impegno a livello pedagogico, a livello di educazione. E più specificatamente, affinché la politica sia buona, devono essere educati i cittadini a servire il bene comune. Come devono essere educati? Attraverso l'acquisizione di virtù. E lo so che il discorso delle virtù è un discorso fuori moda, ma è ancora fondamentale. Non si può assolutamente bypassare. Quindi acquisendo tutta una serie di virtù, li elenchiamo: giustizia, equità, rispetto reciproco, sincerità, onestà. Ma anche, ecco, questo lo dice chiaramente Papa Francesco, oltre ad aver detto il resto, ma anche vivendo la virtù delle virtù teologali, cioè la carità. Questo è un punto fondamentale per tutto il discorso fatto dalla dottrina sociale della Chiesa in questi ultimi periodi sulla politica. Ma molti di noi forse reputano che sia fondamentale la carità assistenziale. Non è di questa carità che si parla, parlando della carità come virtù e come virtù teologale. Potremmo dire allora che a partire da questo discorso, ma anche tenendo conto della Fratelli Tutti, il tema della politica e del servizio al bene comune è un tema che ha collegamento con la vita, ecco, della carità, con la virtù teologale della carità. Che cosa vuol dire questo? In altre parole, al pari di tutte le altre attività dell'uomo, al pari vuol dire come tutte le altre attività dell'uomo, la politica richiede, se richiede la carità, ha necessità della carità e deve essere animata, richiede di essere redenta. Andatelo a dire ai nostri cattolici impegnati in Parlamento o da altre parti, nei comuni, nelle amministrazioni. La politica deve essere redenta. No, la politica è autonoma, la politica sta in piedi da sola. Ma no. E così, come dire, fallo un taglio netto con l'ispirazione cristiana, con la vita che si vive nella comunità cristiana. Ma la politica vissuta dai cattolici non deve essere una politica separata dalla carità. Deve essere invece una vita animata dalla carità, in collegamento con la vita teologale della carità. In altre parole, al pari di tutte le altre attività dell'uomo, la politica richiede di essere redenta, liberata dal male, umanizzata, portata a compimento. E noi questo lo abbiamo detto, qui c'era prima Padre Compagnoni, l'abbiamo detto da anni. Appunto avete sentito che ho anche avuto la fortuna di insegnare al Laterano. E dove si è riflettuto sulla evangelizzazione del sociale e sulla pastorale connessa all'evangelizzazione del sociale. Dire che la politica deve essere redenta vuol dire che deve essere inclusa in una pastorale sociale che non va intesa in maniera riduzionista come si tende a fare oggi in Italia, anche nelle più grandi diocesi italiane. La pastorale sociale, ad esempio, in certe diocesi, non faccio il nome, viene ridotta a pastorale del lavoro. Beh, scherziamo? Tutta la riflessione che c'è stata già con Giovanni Paolo II sull'evangelizzazione del sociale, ma ancora prima, e quello che poi è proseguito,
Vuol dire che dobbiamo proprio dimenticarci di questo. E adesso la tendenza, lavorando nella conferenza episcopale nostra, ma anche a quella, in quella italiana, la tendenza è ridurre la pastorale sociale al minimo possibile. Come dire, siccome noi nelle nostre diocesi non siamo in grado di tenere in piedi una pastorale sociale che contempla famiglia, lavoro, economia, mezzi di comunicazione, rapporti internazionali, pace e avanti, avanti, avanti. Ecco, siccome noi non siamo in grado di avere un incaricato per questi grandi settori della pastorale sociale, allora riduciamo la pastorale del lavoro. Adesso c'è la pastorale dei migranti, ma io non credo che la pastorale dei migranti durerà come una perenne necessità. Quella del lavoro sì. Perché i migranti, io penso che insomma, riescono a trovare nel proprio paese, qui dove vengono accolti e devono essere accolti in certo modo, e anche in altri paesi, penso che non dovrà essere un fenomeno eterno. A dire il vero si può dire che sarà un fenomeno permanente, perché non è immaginabile che nell'attuale mondo globalizzato e ricco di connessioni e comunicazioni non ci sia più la migrazione, non ci siano più profughi e così via. Sappiamo in che mondo viviamo, ma io non credo che la pastorale dei migranti deve sopravanzare sulla pastorale relativa alla famiglia, all'economia, relativa alla politica e così via. È uno degli aspetti, quella politica, che quella pastorale che è relativa ai migranti. Una politica dunque animata dalla carità è una politica che deve essere vista e contemplata nell'evangelizzazione sociale, del sociale, e di conseguenza nella pastorale sociale, che è frutto dell'evangelizzazione del sociale, è l'organizzazione della pastorale sociale dell'evangelizzazione del sociale. Solo che queste cose noi le abbiamo anche perse di vista, come ho detto, in maniera indiretta, senza ferire nessuno. Ma io potrei ferire, ma non è il caso, perché ho esperienza diretta, no, di queste cose. E tuttavia su questo, secondo me, bisogna che si faccia una bella riflessione. Se no, anche le stesse affermazioni di Papa Francesco nella Fratelli Tutti, cioè che perno dell'attività politica, della migliore politica è la carità, queste affermazioni vengono vanificate. Cioè la carità noi la vivremo per un piccolo segmento, un centimetro, ma la carità noi sappiamo che pervade tutto, tutta l'azione della Chiesa, compresa la carità assistenziale. Solo così potrà essere buona ed efficace, cioè la politica redenta. Solo così potrà essere buona ed efficace al servizio dei doveri, diritti umani e della pace. Una politica animata dalla carità, e qui per farmi capire la portata, mi riferisco anche alla definizione della carità data da Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate, cioè è un amore pieno di verità. Quindi una politica animata dalla carità, da un amore pieno di verità, che la carità non è una passione, un sentimento cieco, ma ha gli occhi ben aperti sulla verità. E come può meglio la politica animata da un amore pieno di verità, può meglio riconoscere la verità del bene umano, quella verità su cui dubitiamo, su cui siamo indotti a dubitare, dei doveri e diritti. La verità dei doveri e dei diritti, che noi sappiamo sono le direttrici di realizzazione del bene comune. I doveri e i diritti, secondo la dottrina sociale della Chiesa, rappresentano le direttrici di realizzazione del bene comune. Pertanto, se tali diritti non hanno un fondamento etico,
sono solo frutto del risultato sociologico, della convergenza delle coscienze. Per carità, ci vuole il consenso, perché sennò non vengono assunti questi diritti. Ma i diritti non valgono solo perché ricevono consenso, ma valgono perché si fondano sulla vita etica, sulla morale delle persone. Pertanto, se tali diritti non hanno un fondamento etico, ma risultano frutto di scelte arbitrarie e libertarie, il bene comune viene messo in discussione, cioè diventa un qualcosa di fragile, diventa un qualcosa di sfilacciato. Per conseguire un retto agire politico, occorre, secondo Papa Francesco, che siano combattuti i vizi distruttivi della vera politica, del bene umano, che sta al centro del bene comune, togliendo credibilità ai cittadini e ai loro rappresentanti, indebolendo la democrazia, mettendo in pericolo la pace. Quali sono dunque i vizi? E mi fermo su queste cose che sono molto pratiche, ma che però dovrebbero essere assunte dalla pastorale sociale. Devono essere viste come elementi essenziali dell'evangelizzazione della sociale. Quali sono dunque i vizi che debbono essere sconfitti? Nel messaggio che vi ho citato sono elencati alcuni di questi vizi che devono essere tolti. Il disprezzo per il diritto, la mancanza delle regole comunitarie, l'arricchimento illegale, tra poco ritornerò su questo, la xenofobia, il razzismo, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali nella ricerca di un profitto immediato e in particolare il vizio dei vizi, ovvero la corruzione. Voi dite, ah no, noi viviamo in un paradiso, in un'isola felice, ma anche le ultime informazioni che noi riceviamo dicono che la corruzione è ben diffusa anche in Emilia-Romagna, non solo nelle terre che pensiamo noi. È ben diffusa, è ben messa in rete. E noi nella nostra predicazione mai accenniamo a queste cose. È pericoloso. Per l'8 per mille forse. Per tante cosette, insomma, può essere pericoloso. Per la fama di un vescovo, perché questo gli tronca la carriera, o lo mette in difficoltà coi poteri forti del suo territorio. Perché ci sono questi confronti, eh? Non è che i vescovi vivono in un contesto, in un ambiente ovattato, paradisiaco. Se hanno un minimo di cervello, vivendo anche nell'Emilia Romagna, si accorgono subito se ci sono questi poteri forti. Basta solo vendere, non so, un edificio. E prima di venderlo ci deve essere il consenso di tutta una rete entro la quale, io dico, ci sono anche i grembiolini bianchi o, come volete, di altro tipo. Per dire, insomma, che noi la politica, di cui anche parla Papa Francesco, non la dobbiamo vivere così, come un'avanzata gioiosa. È un'avanzata, insomma, che deve essere impegnativa, costosa, a cui noi non dobbiamo rinunciare evidentemente, proprio per la nostra vocazione, perché abbiamo una vocazione al sociale. Pone al primo posto fra tutti i vizi la corruzione, nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone. Ma perché Papa Francesco è molto severo e tranciante nei confronti della corruzione, tant'è che arriva a dire peccatori sì, corrotti no? Perché il corrotto è un atteggiamento di chiusura impermeabile nei confronti di Dio. Crede di essere lui, il corrotto, colui che fa la legge, colui che non ha doveri nei confronti di nessuno, colui che non deve vivere amicizia nei confronti degli altri. Il corrotto vive una condizione di vita che impedisce il perdono di Dio, perché è impermeabile, si mette al posto di Dio, è
mettendosi al posto di Dio non immagina di dover ricevere da Dio il perdono. Immagina che lui stesso si perdonerà, se mai avrà lucidità di coscienza. La corruzione, più che un peccato, è l'origine di molti peccati in politica. Di fronte a Dio il corrotto si erge come autosufficiente, come colui che in definitiva non si cura della trascendenza, non crede in Dio, adorando solo se stesso, il proprio tornaconto. Il corrotto in particolare non pensa di dover chiedere perdono, perché ritiene di non aver niente da farsi perdonare. Che male c'è nel comportarsi come tutti o quasi si comportano? Non appena possono avvalersi di un qualche privilegio o approfittare di una posizione di forza e di potere per commettere soprusi ed ingiustizie. Che male c'è nel corrompere col proprio denaro e con il miraggio di una carriera facile conseguita o offerta a questa o a quella persona? Il corrotto non prova alcun rimorso e non vede di cosa debba pentirsi, perché non riconosce né fraternità né amicizia. Non percepisce la propria corruzione, esattamente come succede a chi, scrive Papa Francesco, ha l'alito cattivo. Sono gli altri a doverglielo dire che ha l'alito cattivo, che è corrotto. Benissimo, allora c'è bisogno della carità di Dio, del suo amore pieno di verità, perché carità di Dio, amore pieno di verità, abilitano al servizio dei doveri e diritti umani, aprono i nostri io al noi, all'unità e alla forza morale del vivere solidale in comunità e comunione, prendendoci cura del bene di tutti, operando per il bene degli altri, del popolo intero, vivendo il comandamento nuovo come legge fondamentale dell'azione politica. E naturalmente questo importa tutta una riflessione sull'individualismo libertario e anche sul populismo, che in certo qual modo consentono di ridurre la stessa concezione di popolo e del bene comune. Cioè hanno una visione del popolo e del bene comune fortemente riduttiva. E quindi ecco, lascio a voi, alla lettura vostra, vedere e approfondire questi aspetti. È anche la parte conclusiva della riflessione che ho fatto, ecco, raccomandandomi che approfondiate, visto che è il 60° anniversario dell'anniversario della pubblicazione della Pacem in Terris, questa grande enciclica che non possiamo assolutamente mettere in soffitta. Se il marxismo lo si può mettere in soffitta, la Pacem in Terris non lo si può mettere in soffitta.